Prima di andare via, pone una domanda un po' provocatoria. Se la malattia può migliorare la vita di una persona. Io credo che direttamente e indirettamente tutti noi abbiamo avuto a che fare con questo argomento e volevo capire se l'esperienza di questo film, stare a contatto con i vostri personaggi, vi ha fatto cambiare idea o se comunque eravate già consapevoli di questa possibilità che può dare una malattia. Secondo me, beh, mi ripeterò perché non c'è mai niente di giusto o di sbagliato al riguardo, avendola vissuta direttamente o indirettamente. E comunque il messaggio che vogliamo passare attraverso questo film è di lanciare della positività anche nella negatività, quindi di cercare di trovare sempre un fattore positivo anche in una situazione così pesante. Quindi in realtà io mi sono trovato abbastanza in linea con quello che stavamo raccontando, poi sì, concordo sul titolo provocatorio. Io avevo sentito anche, per esempio, familiari di amici o amiche, insomma, che dopo aver scoperto appunto di avere una malattia come quella che hanno i nostri personaggi, hanno reagito in una maniera molto positiva, come se a un certo punto, e questo me lo puoi confermare anche tu, io anche quando ho visto Riccardo, dopo averlo saputo appunto, l'ho visto estremamente proiettato ad andare avanti perché ormai poi mi sento anche un po', non ti dico in difetto, però lo saprei tu meglio di me adesso, Vabbè, non ma lo non so, è il caso. il caso. E vedo che comunque c'è questa cosa che accomuna molte delle persone che scoprono di avere un male, che è il non fermarsi quando viene comunicato a un periodo magari di. Non so, che inizia a vedere tutto nero, ma a un certo punto si sblocca qualcosa e li vedo molto più aperti alla vita. E poi lo vediamo anche con i personaggi. È un film che poi tra l'altro è particolarmente rivolto a un pubblico giovane come voi. Secondo voi come possono i ragazzi della vostra età, anche più piccoli, come possono prendere un argomento del genere che può essere anche un po' tabù, soprattutto se non si è vissuto, secondo voi? Beh, proprio perché è tabù, noi vogliamo sfatare questa cosa, perché come ha visto Jenny in tante persone con cui ha parlato e come mi è successo a me, c'è voglia di guardare avanti, di proiettarsi sul futuro, perché comunque è un ostacolo impegnativo da sorpassare, però la positività può soltanto aiutare in questi casi e quindi spero che questa positività passi anche a questo pubblico giovane a cui è diretto il film. Sì, è vero. Io credo ci sia anche proprio il bisogno di parlare anche di questi temi, insomma, nei film, soprattutto se siamo noi ragazzi a farlo anche proprio per i ragazzi. E è giusto andare a sensibilizzare anche determinati argomenti. E io sono molto contenta di aver preso parte a questo film, infatti, e spero lo vedano un sacco di persone. Il personaggio di Giulia a un certo punto dice: non siamo nel classico film strappalacrime, dove poi alla fine i personaggi fanno il video d'addio, no? Volevo capire se avete qualche film preferito di quel genere, perché tanti film hanno raccontato della malattia anche in maniera leggera, come succede per prima di andare via. Se vi siete ispirati a qualche altro personaggio, se vi piace quel genere. A me il genere piace molto e ti nomino il classico Colpa delle Stelle, che nonostante sia comunque, secondo me, praticamente è diventato un cult tra i ragazzi, dentro ha dei monologhi bellissimi, c'è cioè il monologo della protagonista che fa davanti a lui in chiesa, gli legge questa lettera, per me è stato. Se ci penso piango ancora, credo sia uno dei monologhi più belli dei film, insomma, per adolescenti che sono usciti in questi anni, insomma. Io personalmente in questo momento non mi viene niente di precedente che ho visto per prepararmi al film. Quando ho visto però The Whale quest'anno, per quanto la tematica sia, come dire, sempre una problematica di un certo tipo, però diversa, mi ha ricordato molte delle tematiche che abbiamo trattato noi.